Anticipata questo pomeriggio la conferenza stampa del tecnico del Pescara Silvio Baldini in vista del match di domenica tra Arezzo e Pescara. Ci sarà la diretta televisiva su Rete 8, fischio d'inizio del match ore 15, prepartita, ampio prepartita che inizierà alle 14. La novità è che D'Agasso e Pierozzi non hanno recuperato al 100% e non partiranno in formazione, non saranno nell'11 iniziale. Giocherà Lorenzo Meazzi a centrocampo, in difesa spazio a Cornelius Taver, tridente offensivo con Cangiano e Merola a supporto di Edoardo Vergani. Tante curiosità raccontate da Silvio Baldini in conferenza stampa, la più simpatica, o meglio la più importante, quando ha voluto sottolineare con orgoglio che il suo Pescara è la miglior squadra in Europa nel recupero palla. Come stanno quei piccoli acciacchi e se ci può dire la formazione, grazie. E uno è D'Agasso, che per motivi precauzionali parte dalla panchina, non partirà, e l'altro ugualmente è Pierozzi, che anche lui il suo solito fastidio sempre sulla coscia, quindi siccome noi siamo una squadra fatta da tutti i titolari, e quando uno ha un problema è inutile che poi insistiamo con quelli che devono cercare di recuperare. Abbiamo tre partite in una settimana, quindi abbiamo iniziato il turnover prima, e quindi dai. Però ecco, la formazione è Prizzari, Staver, Brosco, Pellagani, Crialese, Squizzato, Valsania, Meazzi, Cangiano, Vergani e Merola. Meazzi in quella posizione cosa chiede al giocatore? Niente, che faccia quello che sa fare, non deve fare né più né meno. Ognuno ha le sue caratteristiche, non è che lui possa fare il copia e incolla di D'Agasso perché è tutto differente, però è un ragazzo che c'è, questa settimana si è allenato molto bene, e io quando vedo che i giocatori si allenano bene li tengo in considerazione e quindi l'ho premiato. Allora, mister, sull'Arezzo non parla, no. Come non parla chiaramente di tutti quanti gli avversari, però sul fattore ambientale, perché ieri erano più di 600 circa i biglietti venduti, ci sarà un esodo biancazzurro. Che cosa significa questo? E l'ultima sulle cose che ha detto poco fa, D'Agasso e Pierozzi sono indisponibili o se no, serve possono sono giocare? Disponibili. Quindi se serve possono se giocare? Posso farli giocare. Posso farli giocare, no, sono disponibili. Pierozzi si è allenato oggi, ha fatto tutto con precauzione, ma ha fatto tutto, ha fatto allenamento completo con la squadra, e quindi aveva appena dei problemini, però noi poi diciamo giovedì col Milan, prossima settimana con il Pineto, quindi devo cercare di stare attento, perché un infortunio poi li perdi per un periodo e poi rientrano all'anno nuovo se si fanno male. Quindi e qua ha fatto dell'esodo, è quello che cioè io penso che qualsiasi squadra, quando va a giocare in un posto, l'unica cosa che desidera è vedere uno stadio pieno, vedere il tifo e vedere anche che i propri tifosi ti seguono, ti acclamano, perché vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. La magia di questa città, la magia dei suoi tifosi, la magia... E qui c'è questa tradizione. E noi siamo là perché abbiamo cavalcato questo spirito, altrimenti non puoi essere in Europa il primo che recupera più palloni se non vai dentro a questa bolla che esiste la magia di questa città, di questi tifosi, mettendoci tutta la nostra passione. Una su un giocatore singolo, perché dopo un periodo di problemi fisici, mi riferisco a Mulè, allenamenti fatti, non fatti, il problema al polpaccio, rientra in amichevole, dopo 3 minuti è riuscito solo lui a battere un portiere che sembrava imbattibile, cioè vedi anche scherzato. No, era per chiedere come sta Mulè, adesso è pronto e a disposizione completa. Benissimo, benissimo. Ha finito ora il periodo in cui lui doveva riabilitarsi, perché aveva questa contrattura al polpaccio, ma come ti vedo, anche lui è un ragazzo straordinario, perché poi quelli che devono recuperare, è come anche D'Agasso oggi, non è che stanno sul lettino a dormire, hanno lavorato, ma tanto, cioè, siamo stati 2 ore al campo, no? 2 ore prima di finire, ma loro hanno fatto 2 ore che non sono solamente il laser e il ghiaccio,
sono tutti gli esercizi, tutte le cose, e quindi alla fine uno preferisce giocare, allenarsi che non... E chiudo con la battuta simpatica: quando Nardini, suo vice, ieri ha detto facciamo a cambio di preparatori, tutti a ridere, sinonimo che si sta bene. Sono battute che ci stanno, perché anche col modo, anche questa espressione di Nardini che dice cambiamo il preparatore dei portieri, è un modo di far calcio, è un modo di far sentire che noi siamo un gruppo unito. Anzi, colgo l'occasione per dire che c'è uno staff straordinario che parte dai magazzinieri, ai fisioterapisti, ai medici, e preparatori atletici, preparatori portieri, insomma non voglio lasciare indietro nessuno, e questo, devo essere sincero, è grazie alla nostra società che non ci fa mancare nulla e che è impostata veramente nel cercare di valorizzare tutti noi professionalmente.